Hotel Simon, città di Pomezia. Un ringraziamento alla dottoressa Francesca Bittarello, Grazie a voi. ufologa, ricercatrice aeronautica. Prego. Allora, io mi presento, Emiliano Barbiglione, ricercatore. Ho l'onore di Grazie. intervistare Francesca. Bellissimo evento, veramente tantissima gente. Ti volevo fare delle domande un po' particolari. Io Dimmi. ho visto che te sei esperta di tante cose, di ufologia, aeronautica, anche tecnologie, queste cose qui. E il caso più eclatante che tu hai praticamente studiato o praticamente sei venuto a conoscenza a livello di UFO o alieni o qualcosa del genere. Guarda, io mi sono dedicata negli ultimi anni a una ricerca molto scientifica perché il mio background passato è istituzionale. Io sono laureata in geografia, ho fatto degli stage al CEMIS nel 2006, sono stata ricercatrice al Centro Militare Studi Strategici, ho fatto degli stage al CICA, Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche. Mi sono laureata, una delle poche stagiste, con una tesi con il Ministero Difesa, la rivista Aeronautica, quindi quando, per la mia tesi di laurea. Quindi, il mio background è molto scientifico. Da geografa mi sono concentrata sui cerchi di grano e ti posso dire che ho scoperto, per me è una cosa veramente eclatante. Purtroppo vengono presi spesso sotto gamba i cerchi di grano, ma invece analizzandoli, quelli originali, perché tieni conto che un 60% sono fake, sono fasulli e sono stati fatti appositamente da persone pagate dai servizi segreti, dalla CIA, per distogliere la reale origine dei cerchi di grano, che è un'origine aliena, io te lo dico. E studiando questi cerchi di grano ti posso dire che la cosa è molto inquietante, nel senso che un vero cerchio di grano fatto da un alieno è comunque un campo elettromagnetico con delle onde gravitazionali molto molto forti. Io ti dico, entri in un vero cerchio di grano, senti un sapore tipo metallico nella lingua, come che è appunto un campo energetico residuo molto forte. Spesso si trovano degli animali implosi, dei ricci abbrustoliti, per dire. Quindi se ti trovi dentro un cerchio di grano è talmente forte questa energia, non di natura appunto terrestre, non di natura appunto terrestre, ma di natura appunto aliena, per cui rimani veramente sconvolto. Oltre il fatto delle spighe di grano che sono intagliate, piegate, intrecciate in una maniera totalmente impossibile da fare da un essere umano, capito? Quindi, tra l'altro, anche geneticamente si è studiato, questi chicchi che stanno dentro sono pure modificati rispetto a quelli che stanno a fianco e che non sono nel cerchio di grano. Un essere umano non è in grado di fare tutte queste cose. Poi, diciamo, oltre queste cose, diciamo anche il lasso di tempo entro il quale vengono fatti questi cerchi di grano, cioè è totalmente impossibile che una persona, ripeto, nei 40% di quelli originali sia in grado di poter fare tutte queste cose. La tecnologia attuale, però, attraverso le armi ad energia dirette o a frequenza ad onde convogliate, potrebbero creare questo tipo di Guarda, questa frequenza. è una teoria. È una teoria. Si dice che i militari abbiano studiato, diciamo, questa tecnologia e siano in grado di poter effettuare queste cose. Io ti dico che questa è ancora una volta un'arma dissuasiva fatta dai governi, dai servizi, dalla CIA, dalle situazioni non governative, sempre segrete, perché credetemi, su quello che esce all'esterno, quindi sulla cosa che viene pubblicamente Certo. detta, c'è tanta, tanta cosa, io parlo di cosa, nascosta dietro. Quindi ci sono associazioni segrete, servizi segreti, CIA, situazioni governative, dove l'opinione pubblica non viene rivelato. Per cui io vi dico, noi non sappiamo tante cose pubblicamente perché ci vengono tenute nascoste. Per questo è bene che venga divulgato, che vengano studiati questi fenomeni. E Sì. ti ho spiegato il mio background passato, per cui. Certo, ci sono molte persone che dicono di essere contattate da entità aliene o molti invece dicono di essere contattati da militari o con tecnologie militari. Che cosa ne pensi te? Qual è la forma più plausibile, Allora, diciamo, più ascolta, tecnico-scientifica? ci sono sicuramente i rapimenti alieni, esistono questi esseri che comunque noi definiamo alieni, quindi extraterrestri, non di origine umana, usano varie
varie situazioni per capire, tra cui si parla anche del nostro DNA, del nostro diciamo eredità, patrimonio genetico, cioè fanno degli esperimenti su di noi, questo è assodato. Però io quello che ti voglio dire, rapimenti, contatti, alcuni sono positivi, altri negativi, quindi non butto tutto sul negativo. Certo, un rapimento a fini di esperimenti sicuramente non è piacevole, però ti dico che è scoppiata una vera e propria psicosi, nel senso, come per i cerchi di grano, che solo un 40% sono originali su un 100%, anche sui rapimenti, sui contatti alieni, siano essi positivi, siano essi negativi, bisogna stare molto attenti, perché la psicosi è scoppiata, e te lo dico da quando organizzo i convegni, da quando faccio conferenze, mi contattano veramente centinaia e centinaia di persone con delle storie da verificare, però alcune, credimi, te lo dico da ricercatrice, un po' strampalate, però quindi penso ci sia una vera e propria psicosi, e purtroppo questo distoglie dalla vera natura, dalla vera realtà di chi poi sta in buona fede ed è stato realmente rapito dagli alieni. Lì potrebbe entrare in collaborazione attraverso le mie ricerche tecniche scientifiche con la situazione, senz'altro, che sta capitando, quindi, di queste persone che ti contattano, e certo, ti certo, perché i metodi scientifici per poter studiare, per poter capire se la persona dice la verità o no, ci sono, certo. Però bisogna andarci veramente, credimi, coi piedi di piombo, perché si rischia, anche se sei una persona esperta, di prendere delle cantonate, perché la gente se si convince di qualcosa sa fingere anche molto bene. Quindi sia in buona fede che in cattiva fede, nel senso che c'è chi finge in cattiva fede per avere un po' di visibilità, dice di essere contattato, chi lo fa in buona fede, chi magari ha altro tipo di situazioni e li riconduce agli alieni. Sono tante le situazioni. È vero, come tante persone sentono le voci e dicono che sono i santi, sono i diavoli, sono gli alieni. Quindi morti. È un terreno, si tocca un campo minato, bisogna stare molto attenti. Sì. Mi stavi dicendo che hai avuto una persona che ti ha contattato, che aveva delle idee un po' anomale. A me mi contattano veramente centinaia di persone, fra cui una cosa che a mio avviso a me mi ha fatto solo sorridere, addirittura mi ha contattato un ragazzo dicendo che lui era stato violentato da un'aliena che poi l'aveva portato via. Cioè, sai, quando ti chiamano e ti dicono tutte queste telefonate, diciamo, lasciano il tempo che trovano, nel senso che io ho pazienza, ascolto tutti, anche se non è che la mia vita è dedicata solo a questo, faccio anche dell'altro. Per cui ti dico, bisogna andare, ecco, anche questa è un'esperienza di cui ti si fa tesoro, bisogna andare sempre coi piedi di piombo e vedere il background. Io dico sempre il mio, perché io metto la mia faccia in quello che dico, quindi ti dico attenzione, io sono la dottoressa Bitello, ho questo background, quindi ho questo e questo, quindi io parlo a titolo di questo. Anche le altre persone vanno studiate, chi ti contatta devi capire chi è, da che cosa viene, cioè mettersi a ogni persona a studiare, ci vuole tempo, ci vuole mezzi, ci vogliono tante cose, non è facile, per cui bisogna andare anche a intuito, vedere quella persona contattata che potrebbe essere, e quindi concentrarti su questa. Però ecco, l'esperienza che ti ho detto, per esempio, di questa persona che mi contattò con questa storia molto strampalata, ti fa capire o era una psicosi, o è scoppiata proprio la psicosi, perché ti contattano in tanti, io ora in buona fede o in cattiva fede, io comunque non ho dato seguito, gli ho detto guardi, per me lei non è stato, non è contattato, non è stato violentato da nessun alieno, è finito lì. Allora, che dire, non voglio rubare niente. Più tempo, perché grazie. Il tempo è stretto, grazie a te. Spero di entrare in collaborazione anche per i prossimi convegni. Io ti aspetto per i prossimi convegni, sei sempre ben gradito ospite, quindi alla prossima edizione, e poi se ci sarà la fiera, come al solito sei sempre ben gradito ospite. Ok, la ringraziamo tantissimo per questa intervista. Arrivederci a tutti.